Buonasera. Buonasera. Benvenuti alla prima edizione del premio Acqua e Storia. Noi siamo davvero felici di essere di nuovo qui. Eravamo insieme l'anno scorso, Antonio Varini ed io, e oggi siamo di nuovo qui, siamo davvero contenti. Per me è la terza volta, per Antonio la seconda. Ci auguriamo che ce ne siano altre. 47 edizioni non sono poche, sono sufficienti per fare un po' i conti. In 47 anni il nostro paese ha fatto enormi passi avanti, come il premio del resto, che oggi è uno dei più qualificati premi storici d'Italia e d'Europa. Un riconoscimento tra l'altro importante per ricordare quanto la storia sia fondamentale a tutti i livelli di conoscenza per la costruzione della nostra società e per il progresso del nostro paese. Noi vogliamo ringraziare ovviamente tutti voi che siete qui questa sera, con una giornata così bella peraltro, fuori dal normale per il caldo che fa. E vogliamo ringraziare però anche molto sentitamente la giuria, che ha fatto un lavoro davvero straordinario. Siccome 47 anni non sono pochi, siccome questo premio è diventato sempre più importante nel corso di questo quasi mezzo secolo, affluiscono ogni volta che si apre il concorso decine e decine di testi molto qualificati che arrivano da tutto il mondo, e il lavoro della giuria, che è qualificatissima almeno quanto chi scrive i testi in concorso, è davvero un lavoro impari, enorme, perché si tratta di leggere i testi e confrontarli e scegliere, e spesso non è un lavoro molto semplice. Quindi davvero un grazie al qualificatissimo lavoro dei nostri giurati. Sono rimasti una dozzina di titoli che sono in concorso, vi elenco i nomi almeno dei libri, dei testi che hanno raggiunto questo ambitissimo riconoscimento, perché già arrivare al finale al premio Acqua e Storia è una sorta di premio. E allora, nella sezione storico-scientifica, i finalisti sono Kirill Plamen Kartalov per la sollecitudine ecclesiale di Monsignor Ocale in Bulgaria. Poi abbiamo Jan Kirchhoff per la fine del Terzo Reich, Germania 1944-1945, Luigi Mascili Migliorini con Metternich, e poi per la sezione storico-divulgativa quattro testi, che sono Piero Buscaroli con Una nazione in coma, 1793, due secoli, Mauro Canali con Il tradimento, Gramsci, Togliatti e la verità negata, poi Franco Cardini, Sergio Lanzania, insieme a quattro mani, per editare La scintilla, da Tripoli a Sarajevo, come l'Italia provocò la prima guerra mondiale, e infine Max Hastings con Catastrofe 1914, l'Europa in guerra, mai titolo più attuale, visto che siamo a un secolo da quegli eventi, e infine per romanzo storico, per la sezione romanzo storico, Luigi De Pascalis con Il mantello di porco, L'ascesa e caduta dell'imperatore Giuliano, Pietro Neglie con Mala divisa di un altro colore, un'evidente citazione della guerra di Pietro di Piero di De André, e poi ancora Massimiliano Parente con Il più grande artista del mondo dopo Adolf Hitler, evidentemente un titolo pieno di suggestioni grottesche, e infine, ultimo ma non per ultimo, Sebastiano Vassalli con Terre selvagge. E allora appunto riceverà questo riconoscimento, e chiamiamo qui sul palco per un saluto iniziale il sindaco di Acqua e Terme, Enrico Silvio Bertelli. Per applauso per il sindaco. È un piacere vederla, sindaco. Questo è il suo microfono. Ecco. Grazie, buonasera a tutti, grazie di essere venuti alla 47ª edizione. Io ne ho già fatte 5 da vice sindaco, 3 da sindaco, quindi ho già un po' di rodaggio. Ci eravamo lasciati lo scorso anno con delle novità in arrivo. Le novità ci sono state veramente, la più grossa, la migliore di tutte, che probabilmente la politica è affrancata dalle terme. La sciagurata gestione, che è terminata martedì scorso, ha dato origine, la Regione, Finpiemonte Partecipazioni, ad una persona che è fuori dai giochi politici, un CDA tecnico,
ci auguriamo, siamo quasi sicuri che non sia tecnico Lamonti, è come tecnico costruttivo. Questo signore qua, l'avvocato Ambrosini, ha già convocato un consiglio di amministrazione un altro lunedì, da martedì a sabato della settimana prossima, convoca le persone che hanno fatto una manifestazione di interesse, e sono 4-5 per le di acqui. Ci auguriamo che da qui inizi una nuova piacevole avventura per le Terme di Acqui e per la città di Acqui. Il comune cosa ha fatto? Nel frattempo ha fatto una cosa che riteniamo come amministrazione straordinaria, ovvero ha fatto una delibera che sembra così poco ancora, però saranno cambiati entro 12 mesi da oggi tutta la pubblica, l'illuminazione pubblica, vuol dire che 3.516 impianti di illuminazione pubblica saranno sostituiti con dei LED. CO2 non esisterà più, perché le polveri sottili avevano un'incidenza incredibile con gli ioduri come ci sono adesso, e soprattutto ci sarà un risparmio secco per le casse del comune. Dette tutte queste cose qua, un augurio davvero grande per chi ha organizzato, per chi è premiato. Oggi siamo i più amati degli italiani. Ce n'è una che per me è degli italiani, ne parliamo dopo, sì. Ecco, i complimenti al dottor Sburlati che ha organizzato, ma a tutti i funzionari del comune che supportano questa manifestazione, che ha in oggi la giornata conclusiva, ma nelle settimane, nei mesi passati, realmente, sinceramente, un lavoro grandissimo. Grazie a tutti e a dopo. Buon divertimento. Grazie. Non possiamo continuare senza il responsabile esecutivo, il Deus Ex Machina e l'anima di questo premio, che da tanti anni sta portando con grande passione avanti questi riconoscimenti. Allora, signore e signori, professor Carlo Sburlati. È un premio che ha l'orgoglio di essere indipendente, lontano da lobby editoriali, lobby accademico-universitari, lobby giornalistiche, lobby politiche. È un premio che è autentico e serio, è citato in tutto il mondo, impermeabile, refrattario al pensiero unico. Voglio solo ricordare che in questi giorni stiamo spedendo le brochure del nostro altro premio internazionale, l'Acqua Ambiente, che negli ultimi anni ha premiato personalità come Raidon Messer, Adana Shiva, Mauro Corona, Vittorio Sgarbi, Mario Augusto Grandi, Mario Tozzi, Giulio Raffetti Mogol. È un premio che cerca di difendere l'ambiente, ma anche le montagne, il mare, la flora, la fauna, l'identità culturale, le nostre eccellenze artistiche ed enogastronomico. La premiazione avverrà nel giugno 2015 in concomitanza con l'Expo milanese, nello splendido scenario di Villa Ottolenghi, con i giardini di Piero Porcinai, e sarete tutti invitati. Buon pomeriggio a tutti. Grazie. Torniamo ai premi, anzi iniziamo. Perché è il momento di premiare il primo riconoscimento di questa sera. Tra la selezione delle opere scelte, un particolare riconoscimento va a Kirill Lamer Kartanov, selezionato tra 15 finalisti, particolare riconoscimento della famiglia. Un applauso a tutti i dipendenti per aver fatto iniziare con il risultato, con il nostro premiato, e chiamiamo il palco dell'Ariston di Antiverde, Giuseppe Baccalario, presidente dell'Enoteca regionale di Acqui, e Gianfranco Comaschi, presidente dell'Associazione per il patrimonio dei paesaggi vitivinicoli di Langhe, Roero e Monferrato. Un applauso da. Ecco, prego, ecco, la gentile Valletta ci porta il premio. Beh, per scaldare gli animi, un applauso anche alle bellezze di Antiverde, perché se non si ricorda di fare questo, però... La gente di io sembrava un aggettivo, come dire, un'aggettivazione sessista. Ecco, se vi girate di là per le telecamere, ecco, a favore, a
favore delle telecamere, prego, grazie. Ecco, ecco, per la foto opportunity, come dicono quelli che sanno l'inglese. Ecco, niente male. Grazie. La serie di grandi nomi della storia, ma non solo della comunicazione, del cinema, dello spettacolo e quant'altro. Sì. E allora, per la sezione, entriamo nel vivo, per la sezione storico-scientifica, il premio va, quest'anno il premio Acqua Storia, la 47esima edizione, va a Luciano Micacci, professore ordinario di psicologia generale, professore di Università di Firenze, e allora di numerose opere, viene premiato per la Ghirlanda Fiorentina. Ben arrivato, professore, a premiarlo, e lo diciamo tra poco. Prima leggiamo le motivazioni, Antonio. Allora, le motivazioni per questo premio, ecco, al professor Luciano Micacci. La densa ricerca di Micacci ricostruisce la vicenda dell'uccisione di Giovanni Gentile, muovendo dall'ampia letteratura esistente, sottolineando da un lato il ruolo degli ambienti culturali e azionisti nella vicenda, dall'altro offrendo al lettore una meticolosa e dettagliata ricostruzione dell'attentato, mettendo in evidenza i punti ancora oscuri e risolvendo diversi aspetti relativi alla meccanica dell'evento. Scritto con ottimo stile, nonostante la mole, il volume risulta di gradevole e avvincente lettura, rendendo meno gravosa la naturale complessità del tema. E allora invitiamo sul palco di Acqua Terme il senatore e vice ministro delle infrastrutture e trasporti del governo Renzi, il dottor Riccardo Nencini, che a sua volta, senatore, ha vinto, è stato premiato il proprio partecipare nel 2010, secondo dopo canale Mussolini Svennati. Complimenti allora. Ecco. Eccoci. Allora, con il trance storico e l'assegno che mi viene consegnato dal senatore Nencini. Nencini consegna il premio, che è questo assegno e questo a Dante storico, appunto. Si è mai visto da un fiorentino a un livornese? Grazie Presidente, grazie. Un bel applauso, grazie senatore. Mi si tocca lei, mica vorrà andare via così, eh? Prego. Allora, io sto passando i migliori anni della mia vita a darle premi, perché è la seconda volta che ci incontriamo, l'ultima volta è stata a Viareggio. Allora, la Ghirlanda Fiorentina, eccolo qui, si riferisce a verrebbero chiamati oggi cold case, cioè quei casi freddi, quegli omicidi irrisolti che poi affrontati anni dopo attraverso tecniche di investigazione nuova riescono a portare al nome dell'assassino. Il nome dell'assassino, in questo caso i nomi degli assassini, sono quelli che uccisero Giovanni Gentile, che era un filosofo vicino al fascismo, ed è una cosa un po' particolare perché questo omicidio non si è mai risolto veramente. E ci fu anzi un esponente comunista che nel 1889, un esponente di rango, che nel 1889 in un'intervista disse che gli italiani non erano ancora pronti per la verità. C'era ancora del tempo da aspettare per arrivare alla verità. Lei ci è arrivato molto vicino, ma non con il DNA, attraverso gli archivi e attraverso un lavoro certosino di ricerca. Intanto, chi ha ucciso Gentile? La versione ufficiale che tuttora circola è un gruppo di partigiani comunisti guidati da Bruno Fanciullacci. Attraverso la ricostruzione che io ho potuto svolgere nel libro, vari anni di ricerche molto creativi e di testimoni che potevano essere ancora viventi, nel frattempo sono scomparsi, ma importanti per mettere in evidenza che senz'altro l'esecuzione è stata opera di partigiani comunisti, però all'interno di un quadro, uno scenario più complesso dove entrano altre componenti. Sì, anche servizi segreti, anche servizi segreti stranieri. Esatto, servizi segreti stranieri soprattutto. Ma perché era così scomodo, Gentile? Ecco, e se dunque il delitto avviene il 15 aprile,
del 44. Tra la fine di marzo del 44 e maggio avvengono tutta una serie di avvenimenti, di eventi importanti che cambiano lo scenario della politica italiana. Faccio riferimento soltanto alla cosiddetta svolta di Salerno, quando arrivò Togliatti all'Unione Sovietica e ci fu poi una nuova alleanza che non era prevista, quindi cambia in quel momento, cambia la situazione in generale, sono sintetico, a dire però che cosa? Che in quel momento probabilmente Gentile, c'è una convergenza di studiosi su questo, poteva assumere un ruolo che oggi può apparire ipotetico, utopistico, o di guida di un leader intellettuale, di una nazione che poteva trovare una via d'uscita diversa. Senta, questo libro che è un saggio storico, fermate quel telefonino su. Questo libro che è un saggio storico è scritto come un romanzo, voglio dire come un romanzo d'appendice, ma è scritto con la potenza della narrazione evocativa ed è un risultato straordinario perché si legge con la velocità con cui leggeremo un thriller. Perché? Perché il professor Megacci è in realtà uno psicologo e un libro precedente che aveva scritto è dedicato al mistero Marilyn Monroe. Ma come si passa da Marilyn Monroe a Giovanni Gentile? Ovviamente il caso Gentile è molto più complicato, è molto più interessante, sì, per il nostro avviso e per il nostro contesto culturale e politico. Però anche il caso Marilyn Monroe, non deviamo il discorso più di tanto, però è un caso dove si intreccia la politica e sì, il servizio, sì, ecco, e come no, ecco come no. Tanti auguri. Grazie. Grazie. Ci sono degli episodi della storia, delle pieghe della storia sulle quali la riflessione si è avviata tanti anni fa e non si è ancora conclusa, perché come qualcuno ha notato, non soltanto gli storici presenti in sala, ma anche dei politici, primo fra tutti il Presidente della Repubblica di questo Paese, c'è una verità storica che non sempre è condivisa, intorno alla quale ci si divide ancora oggi, perché probabilmente la si affronta con spirito belligerante politico e non con lo spirito di chi dovrebbe ricercare la verità attraverso i documenti storici e le testimonianze. Sto parlando delle foibe. Ed è, insomma, come dire, particolarmente significativo parlarne qui, dove si celebra la divisione Acqui che diede il via alla liberazione del paese con il suo sacrificio estremo, non consegnando le armi a Cefalonia e a Corfù, come tutti voi sapete, il premio dedicato all'eroismo di questi nostri straordinari patrioti, di questi nostri connazionali. Quindi a maggior ragione ci fa piacere, proprio perché, come diceva Carlo Sburlati, questo è un premio dedicato alla storia, ma alla storia, quella con la S maiuscola, alla quale si guarda con spirito scientifico, non con spirito di divisione. E quindi è particolarmente gradito per me, per Antonio, per tutti voi, immagino, ospitare qui Simone Cristicchi, perché c'è un riconoscimento che va a lui, al suo lavoro di artista, ma forse anche, diciamo, al suo potere intellettuale, su cui uno pensa uno con la chitarra, e invece c'è una forma di approccio intellettuale anche ai motivetti, perché i motivetti non sono quelli che ci aiutano ad affrontare la vita e la storia. Lui ha scritto un testo che è diventato un testo teatrale, che si intitola Magazzino 18, e che ha avuto non pochi problemi e non poche contestazioni, però è un bel lavoro. E allora intanto lo chiamiamo sul palco, Simone Cristicchi, per Magazzino 18, eccolo. Complimenti, andiamo alle lunghissime motivazioni che pensavo si potesse estendere anche a Jan Bernas, che è coautore di questa importante opera. E allora, il riconoscimento a Simone Cristicchi, cantautore, scrittore, attore teatrale, autore e interprete di monologhi, premia un artista originale e un uomo coerente. Cristicchi, dalla sua esperienza di obiettore di coscienza e poi da quella di volontario nei centri di igiene mentale, ha saputo maturare la sensibilità umana e civile, che trasferita poi nel mondo dello spettacolo ne ha favorito l'affermazione.
Il successo inizialmente ha visto tutti d'accordo e ci riferiamo alla vittoria di Simone Cristicchi al Festival di Sanremo nel 2007 con la canzone Ti regalerò una rosa, che con struggente partecipazione emotiva raccontava una storia d'amore e di morte nello scenario di un manicomio. La sfida si è fatta più difficile quando Cristicchi, con il musical Magazzino 18, capannone del porto di Trieste, dove sono conservate le masserizie lasciate dagli italiani dell'Istria e della Dalmazia, che abbandonarono tali luoghi in seguito alla loro attribuzione alla Jugoslavia comunista di Tito al termine della Seconda Guerra Mondiale, ha raccontato la storia delle foibe scatenando le polemiche di chi, per vizio ideologico, chiude gli occhi di fronte a questa pagina del nostro passato. Cristicchi non si è lasciato turbare dagli insulti, a volte le minacce, e il suo Magazzino 18, mandato in onda da Rai 1 il 10 febbraio del 2014, ha confermato che la pietas di un uomo alla ricerca della verità non si piega ad alcuna logica conformistica e sa tradurre la memoria in vitale rappresentazione artistica. Facciamo salire anche io? Sì, assolutamente. Coautore, dov'è? Coautore, ricordiamo coautore, ecco, con il suo testo, il curatore di questo libro civile, e con il Veneto, che guadagna la causa, che è stato avanti con gli altri verde, io con gli altri sul palco, Carlo Scurati, responsabile esecutivo del nostro premio di storia, il sindaco di Acquiterme, Enrico Silvio Bertero, prego. Prego, le signorine possono entrare, le sue valette, prego, comandate. Ecco qui. Ecco il premio, che consiste in una sciaga. Prego, signore. Un applauso per... Non mi rubi il lavoro però, sindaco, non mi rubi il lavoro. È al suo quarto mese, quarto. Ah, vabbè, a qui sono tutti i canali. E allora, quella lì invece è una bottiglia, una magnum di Brachetto d'Arche, fantastica, personalizzata, meraviglioso. Quindi vi potete imbriacare come state. Ecco, consegna, questo perché non avevo dubbi. Ecco. Bene, ecco la foto per tutti. Grazie a tutti. Grazie. Allora, vediamolo, appoggiamolo qui, questo, appoggiamolo. Io ho detto prima memoria condivisa, la mancanza di una memoria condivisa è un problema nel nostro paese, è ancora un problema, ancora vivo, tant'è vero che nelle motivazioni è incluso un passaggio sulle difficoltà che il Magazzino 18 ha incontrato ad essere accolto, quindi ha ricevuto delle compensazioni anche in teatro, ma questo fa parte del gioco quando poi si vanno a raccontare le verità scomode. Per te non è la prima volta, Trieste è un tuo pallino, perché hai parlato già di un'altra verità scomoda che era quella dei matti, e Trieste è stata una città che ha rivoluzionato l'approccio alla malattia mentale con la legge 180 di Basaglia, e con la mancata applicazione della legge 180, diciamo così, ha creato dei problemi, perché la legge è una buona legge. E quindi tu hai già avuto l'onore della cronaca per avere scosso le acque stagnanti intorno a questo tema. Adesso Magazzino 18. Io credo che l'artista debba avere una sua collocazione nella comunità e debba mettersi al servizio della comunità, oltre al lato da intrattenitore. Io credo che debba porre il pubblico davanti a degli interrogativi. Ecco che cos'è il teatro. Il teatro non dà risposte facili al pubblico. Il teatro si pone l'obiettivo, ma questo fin dalla tragedia greca, di porre al pubblico degli interrogativi, delle domande. E noi abbiamo cercato di farlo da esterni, nel senso da come dicono a Trieste, da foresti. Noi veniamo da fuori a raccontare la storia del confine orientale. E probabilmente è stato proprio questo, il fatto che un romano e un salernitano andassero lì a vedere, a raccontare questa storia da un punto di vista privilegiato, che è quello di osservatore esterno. Sì, da dei vantaggi. Da molti vantaggi. Diciamo che
dopo le prime contestazioni, poi lo spettacolo è andato avanti, sì, così. E allora facciamo questo, invece di parlare, sì, ce ne fate un pezzettino piccolo, magari anche una canzone. Volentieri, eh? Grazie. Ok, allora non ci allontaniamo. Pensate a casa vostra, al quartiere vostro, proprio quello dove siete nati e cresciuti. Pensate adesso alla vostra città. Provate a sentirne il profumo nelle strade, a vederne i colori, i negozi, i vostri vicini di casa, in ogni angolo le voci, i rumori. Quella semplicemente nella vostra terra la riconoscete oramai quasi per istinto. Ne avete imparato il dialetto, i modi di dire, le tradizioni, poi ancora gli amori, i luoghi di ritrovo, i canti popolari, le ricette, tutte immagini e luoghi ben precisi, come stampati nel vostro DNA, luoghi che con una carta di identità vi dicono chi siete e da dove venite, la vostra terra. Provate adesso a immaginarla in silenzio. Il vostro quartiere, la vostra città, le sue strade, le sue piazze, senza più profumi, senza più colori, senza più la sua gente, vuoto, deserto, silenzio. Un silenzio irreale che avvolge e ovatta tutto, il vostro mondo che stranamente diventa altro, lentamente si spoglia di voi e voi di lui. All'improvviso vi sentite estranei, come alieni in quella che è la vostra terra, perché nel frattempo altri se ne stanno appropriando, altri sono arrivati e si prendono il vostro posto. Sembra oggi impossibile soltanto pensare a una Napoli vuota senza napoletani, a una Firenze deserta senza fiorentini, o a una Roma silenziosa senza più romani. 70 anni fa, questo è accaduto. È accaduto a Pola, a Fiume, a Zara, a Capodistria, a Rovigno, a Pirano, a Parenzo, a Dignano, a Umago, a Buie, all'isola di Cherso, a Lussino, un'intera regione svuotata della sua essenza. Gente costretta a partire non per la fame, o per la voglia di migliorare le proprie condizioni, ma perché non si può vivere senza essere italiani. È il 10 febbraio del 47, 10 febbraio del 47, nel dopoguerra, quando il trattato di pace firmato dai potenti della terra consegna alla Jugoslavia un'intera regione italiana, l'Istria, Fiume e la Dalmazia. È quello il prezzo che l'Italia deve pagare per essere uscita sconfitta dalla Seconda Guerra Mondiale. Anzi, non l'Italia. A pagare sono gli italiani che da generazioni, da secoli, vivono in quelle terre, prezzo altissimo, che spinge all'esodo un'intera popolazione. Sono uomini, donne, anziani, sono bambini, sono circa 350.000 quelli che se ne vanno. Se ne vanno. Che preferiscono perdere tutto quello che hanno, pur di fuggire da una realtà nuova, diversa, percepita come ostile e pericolosa, la realtà della Jugoslavia comunista del maresciallo Tito, che nell'esodo, come in una lenta emorragia durata 10 anni, le persone che partono si portano dietro tutto quello che possono, tonnellate di mobilio, nella speranza di potersi ricostruire un'esistenza lì, dall'altra parte del mare, in patria. Oppure, chi lo sa, di poter tornare un giorno lì dove sono nati, e allora letti, armadi, specchiere, cassapanche, libri, ritratti, attrezzi da lavoro, piatti, posate, stufe, bilance, macchine per cucire, biciclette, pianoforti, anche i loro morti dentro alle bare. Anche i loro morti si sono portati via. Ad attenderli però trovarono un'Italia disastrata, che usciva dalla guerra. Un'Italia affamata, diffidente, che in molti casi puntava il dito contro di loro, perché chi fuggiva dall'Istria rossa, dal paradiso del comunismo,
non poteva che essere un criminale fascista. E giù sputi e insulti verso quella gente che aveva perso tutto. In Italia non c'era posto per loro. Figuriamoci per la loro roba, che in larga parte finì nel magazzino 18 del Porto Vecchio di Trieste. Da 60 anni e più sono ammassate lì le masserizie degli esuli. Piccole cose, coi nomi scritti a mano su ogni singolo oggetto. Con un po' di immaginazione, entrando lì dentro, puoi ricostruire la biblioteca di una scuola, sfogliare i quaderni dei compiti, registri scolastici, riassemblare stanze da letto, cucine, negozi con tanto di insegne, laboratori di artigiani. C'è tutto il contenuto di un'intera città. Ci sono i giocattoli, le ciabattine, le bambole, migliaia di facce in bianco e nero che sembrano guardarti, facce senza nome, fotografie, facce che raccontano di lutti e drammi, storie di vite perdute, di un tessuto sociale strappato e mai più ricomposto, storie di una civiltà dispersa con le sue radici e le sue tradizioni. Il magazzino 18 è il simbolo di questa enorme amnesia. È il simbolo di questo grande silenzio che hanno dovuto sopportare per tanti anni. Il magazzino 18 non è altro che il cimitero degli oggetti dove riposa, non in pace, la loro vita quotidiana. Siamo partiti in un giorno di pioggia, cacciati via dalla nostra terra, che un tempo si chiamava Italia, ma uscì sconfitta dalla guerra. Hanno scambiato le nostre radici con un futuro di scarpe strette, e mi ricordo faceva freddo l'inverno del 47. E per le strade un canto di morte, come di mille martelli impazziti, le nostre vite imballate alla meglio, i nostri cuori ammutoliti. Siamo saliti sulla nave bianca, come l'inizio di un'avventura, con una goccia di speranza, dicevi non aver paura. E mi ricordo di un uomo gigante, della sua immensa tenerezza, capace di sbriciolare montagne, a lui bastava una carezza. Ma la sua forza, la forza di un padre, giorno per giorno si consumava. Fermo davanti a una finestra, fissava un punto nel vuoto, diceva: come si fa a morire di malinconia per una terra che non è più mia? Che male fa aver lasciato il mio cuore dall'altra parte del mare? Abbandonate e mille facce in bianco e nero, tracce di gente spazzata via da un uragano del destino. Quel che rimane di un esodo ora riposa in questo magazzino. E siamo scesi dalla nave bianca, i bambini, le donne e gli anziani ci chiamavano fascisti, eravamo solo italiani, italiani dimenticati.